Giorgio Pallorsi, grazie, grazie. E adesso torna lui, torna il grande Francesco Scotti. Andiamo veloci perché è un po' tardi, ma noi confidiamo nell'amabile pubblico che rimarrà con noi ovviamente fino a domani tardi mattina. Senti, no, aspetta un attimo perché volevamo, Franco, volevamo fare una dedica io e Francesco, la possiamo fare? Lo vogliamo dedicare alla signora Clara, abita a Gazzano, sì, abita a Gazzano, ha avuto il merito di fare un grande figlio che è lui, è lì, è la mamma di Francesco Scotti. Grazie di essere venuta. A Clara, vai con la polca di Kramer, vai Francesco. Francesco, non andare via che poi facciamo un finale un po' particolare. E adesso torna con noi Luca Isola, eccola, da Retegno, Rovegno, perdon, non, a Milano Retegno, da Rovegno, non, guarda, non, perdonami, meno male, grazie, molto gentile, ci fai ascoltare? Casetta del mio paese. Perfetto, Casetta del mio paese. Vai da Rovegno, Luca Isola. Thank you.
andare via perché poi c'è la premiazione, eh? Non andare. Perfetto, guarda, tu già sei dei nostri, sicuramente, signori Emilio Perazzi, vai! Dunque, Emilio, qui ci sono 108 richieste, comunque Zerbino lo devi fare. Cominciamo con Zerbino, poi vediamo. Poi la premiazione, ma rimanete lì perché poi abbiamo altre cose da fare. Tanto in contatto. Figurati. Poi domani sera siamo a Gossolengo, figuratevi. Allora, ci sei Franco? Vai con... facciamolo Zerbino e poi la polca, eh? Allora, Zerbino. Disperata la polca di Emilio Perazzi, vai! Perazzi! Oh! Perazzi, Perazzi, guarda, esatto! Vai col disperato! Grazie,
adesso pazientate ancora un attimo perché poi facciamo altre cose, voi rimanete lì un attimino e io adesso volevo qui Fausto, se c'è, Fausto Silva, il sindaco di Marsaglia. Fausto, ci sei? Perché facciamo le premiazioni, una cosa veloce. E sì, guarda, ti cogliamo anche con un applauso il favoloso, amabile, stupendo, effervescente sindaco Silva Fausto. Grazie. Grazie. Senti, io non so, non ti passo il microfono? No, non ti passo, noi facciamo le premiazioni. No. Io non vi rubo sicuramente tempo, volevo soltanto ringraziare il presentatore, il caro amico Grassi, che ogni anno è sempre disponibile per la sua disponibilità, diciamo, ineccepibile. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa rassegna, l'orchestra, e direi che un particolare grazie va a quel fisarmonicista a bocca, penso si dica, perché è veramente eccezionale, senza togliere niente agli altri, però almeno questo qui fa un po' più di sforzo, penso, perché col fiato è un po' più diverso, quindi lo ringraziamo sicuramente tanto. Vi ringrazio anche tutti voi che avete partecipato, come sempre numerosi, e spero di rivedervi ancora al giorno 11 e 12 per i cori, in modo che apprezzeremo anche i cantanti nuovamente. Io ringrazio già anticipatamente il presentatore Grassi, che ha dato la sua disponibilità per l'11 e il 12. Un piccolo cosa, prima parlando con uno mi diceva: ma sarà ora di cambiare il presentatore? E io gli ho risposto che andiamo sempre al risparmio. Grassi non costa niente, quindi meglio di lui non ce n'è. Grazie, buonanotte. No, perché dicevo che voi di Grassi non vi liberate più. Beh, niente, andiamo alla premiazione, anche perché ci vengo veramente volentieri. Andiamo alla premiazione e cominciamo. Se arrivate con la fisarmonica che ci fanno una gentilezza, cominciamo con Ivano Salicelli. La premiazione la facciamo qui. Ecco, ti consegniamogli questa qui. Ivano Salicelli. Ecco, viene anche Mauro. Andiamo con Walter Leggendari, eccolo, grazie, li mettiamo tutti in fila, ecco, se ti allunghi di là, Walter, vai in fondo, grazie. Andiamo con Patrizio Castelli, eccolo. Patrizio Castelli, grazie, e adesso andiamo con Elena Vercesi, eccola, please, premiazione, grazie. Poi con Daniela Vercesi, eccola, grazie. E adesso Giorgio Pollorsi, Giorgio, scorretti in là così c'è il posto. E adesso Giacomino Calza, grazie. Francesco Scotti, da Carpaneto Loris, eccolo. È scappato Marino, ma è rimasto da noi Giovanni. Dov'è Giovanni? Giovanni, mi hanno detto che eri qui e non ci deve fare la figura di non esserci. Giovanni, niente. E allora Emilio Perazzi, vai. Ecco Giovanni, carino Emilio, grazie, molto gentili, grazie, grazie. E adesso Giovanni, ecco Giovanni che sostituisce anche, tira anche per cosa. Perfetto, perfetto. E adesso Domenico Grassi, vai! Grazie, molto gentile, la mia è per tutti voi. Bene, un grazie particolare me lo dovete consentire ancora a Gianluigi e a Paolo di Tele Marsaglia, con tutti i telespettatori, grazie. Adesso tutti sul palco perché un finale insieme lo vogliamo fare, ma poi rimanete perché l'orchestra ha da farvi sentire qualcos'altro. Dimmi tutto per te, quello che vuoi Ivano, quello che vuoi tu, qualcuno davanti al microfono, quello che volete voi, te
dedicata all'amabile pubblico. Abbassa. Tienilo a Tadani questo. Allora, un attimo. Ascolta, prendi quello lì. No. Allora, avete deciso per... Perfetto! Non c'è pace fra gli ulivi, no, eh? Dopo. Allora, due, Rosamunda e non c'è pace per gli ulivi. Vai, 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 Rosamunda! Ehi! Allora sentiamo, adesso non c'è pace fra gli ulivi, mi avete detto? Thank you.
meraviglia. Fisarmonica vuol dire amicizia, vuol dire allegria, vuol dire fratellanza, vuol dire pace, vuol dire armonia. Salutiamo Loris, salutiamo Giorgio, che se no non finisce qui, salutiamo Luca, salutiamo Giacomino, salutiamo Walter, salutiamo Patrizio, salutiamo Ivano, salutiamo Francesco. Salutiamo Daniela, salutiamo Elena, ma non finisce qui. Non finisce qui perché guai andare senza esaudire una richiesta. Torna Emilio Perazzo con la galoppera. Vai! Facciamo un grossissimo applauso al nostro professor Domenico Grassi. Vai con la galoppera, non l'hanno richiesta, non si può dir di no. Tosta stum chi va, fai 4 un ragazzo. Sei pronto? Vai. Thank you.
sei a dir poco grande, sei grande, sei grande. Bene, Emilio lo lasciamo, ma si cambia solo di, ma neanche di strumento. Di strumento, perché torna Verina Franco con... vediamo, vediamo. Grazie, veramente molto gentili. Ma non finisce qui, eh? Non finisce qui. E questa è dedicata al pubblico di Marsaglia. Ferma. Fermi, espiede espressa. Potrei dedicarla anche alla favolosa Lina Matranga? Sì. Che è una grande artista. Anche a lei. Perfetto.
questo punto noi vogliamo...